Buongiorno ragazzi, questa è una Fokker Van Wu che ho fatto meccanicamente, è stata tagliata con la sega a nastro e ora vado a svozzarla in modo grossolano. Bene, tenete conto che la morta è durissima. Qui la cosa fondamentale è appoggiarsi sempre, perché se non vi appoggiate il pezzo in faccia vi va praticamente, quindi sempre col pollice sotto oppure una fresa e cercate di ottenere la circonferenza sempre, svozzando in questo modo. Non è facile, bisogna prendere la mano, poi specialmente con grana 60 è ancora più dura. Piano piano, da una parte e dall'altra. In pratica sto cercando di avvicinarmi quanto più possibile al tornito e devo stare molto attento a non rovinarlo. Dovrò lavorare parecchio, però poi alla fine mi avvicinerò con questa macchina il quanto più vicino possibile per poi passare a vomicini o ai vatroieri, diciamo più sottili, per avvicinarmi sempre. Una volta che poi ho la sagoma più o meno fatta, dovrò passarla tutta. Cioè, l'importante è quando fate c'è una viva, per non avere per esempio difformità in fase di colorazione. Cioè, se io praticamente lascio questa parte qua, che è stata fatta diciamo al tornio, avvicinandomi poi con carte vetrate, se non in un certo senso lavoro tutto quanto insieme con il pomicino, avrò sicuramente difformità in fase di colorazione, e questa è una cosa fondamentale. Alcune volte, per esempio, per chi si incomincia, cioè, a fare quest'arte, no? Cioè, si vedono chiaramente delle colorazioni un po' più scure sopra, un po' più chiare sotto, oppure viceversa. Quello è proprio il discorso, per mancanza di esperienza o per fretta o per cose varie, che il pipe maker o l'artigiano, l'hobbista, cioè in questione, cioè non ha lavorato tutta la pipa. In pratica, se voi poi lavorerete tutta con la stessa grana, vedrete che colorandola oppure sabbiandola oppure insomma facendo qualsiasi cosa, cioè si ha un'uniformità di finissaggio, e questo è molto importante.
Alla prossima, ragazzi. Ciao.